Buongiorno, sono Patrizia Creati, vengo da Firenze, quindi vedo che ci avete fatto iniziare a noi toscani. Io vengo da Firenze a nome del Comitato Fermiamo la Guerra di Firenze e del gruppo di lavoro Via le Bombe da Aviano. Il nostro capoluogo risente dei problemi a cui hanno fatto riferimento coloro che hanno parlato fino adesso, vale a dire l'inerzia e l'assuefazione. L'inerzia, poiché i fiorentini evidentemente ritengono di non essere particolarmente coinvolti in problemi riguardanti vari aspetti della militarizzazione del territorio, ad esempio sentono la base di Camp Darby lontana. Sentono il porto di Livorno, tra l'altro nucleare o comunque a rischio nucleare lontano, sentono l'aeroporto Vaccarini di Grosseto in cui sono stoccati gli Eurofighter lontani, eppure sono vicini perché fanno parte delle zone preferite per le vacanze dei fiorentini stessi. Quindi il problema dell'inerzia e il problema anche dell'assuefazione è un problema gravissimo. Il Comitato Fermiamo la Guerra è nato come un semplice coordinamento di associazioni, di gruppi, di singoli cittadini attorno alle grandi mobilitazioni, vi ricordate, nate attorno alla guerra irachena. È rimasto ancora in piedi, chiaramente si sta trasformando e all'interno del Comitato finalmente lo sguardo si è orientato verso la tematica del disarmo e in modo particolare la questione del disarmo nucleare. Quindi abbiamo fatto volantinaggi, conferenze stampa e via discorrendo. La tragedia libanese, poi l'estate, hanno interrotto i lavori e abbiamo ripreso. Il gruppo, è presente qui anche l'amica Mirella Catalano, siamo una decina di donne, Lidia, stranamente il discorso del disarmo atomico per adesso sta interessando lo sguardo femminile. Le donne in nero infatti partecipano attivamente a questa cosa e questo ci fa molto piacere perché c'è bisogno di uno sguardo particolare. Anche per arricchire il discorso sulla pace contro il disarmo, anche di questo elemento, ma non è detto che rimanga così, è aperta ovviamente la cosa. È nata presto nell'attività del nostro gruppo, che per adesso è limitata all'autoaggiornamento su 10 punti che abbiamo individuato. Inerente al nucleare, quindi la base di Aviano e di Ghedi, quindi le due basi atomiche, stiamo elaborando dei materiali, la questione del nuclear sharing, quindi la condivisione dei paesi dell'alleanza NATO con gli Stati Uniti dell'ospitalità di testate nucleari, il problema del Mediterraneo nuclearizzato. I porti nucleari, l'origine dell'atomica, quindi Hiroshima e Nagasaki e il trattato di non proliferazione nucleare. Attorno a questi punti stiamo procedendo a un aggiornamento, ma anche all'elaborazione di semplici materiali, perché il materiale ve ne è tanto, però difficile, abbastanza e comunque ingombrante, che andrà semplificato, ridotto e reso accettabile alla donna che va a fare la spesa alla Coop, che sarà la nostra interlocutrice, i nostri interlocutori a breve. Con piacere però abbiamo visto che negli ultimi mesi, attorno all'appello di Alex Zanutelli, si è formato un gruppo di associazioni, singoli e via discorrendo, che hanno raccolto il grido di fermiamo la bomba atomica e adesso vi è un appello che si chiama Fermiamo chi scherza col fuoco atomico. Bene, il nostro gruppo partecipa anche nella nostra città a una rete che sta sorgendo e che è in parte sorta e che è formata appunto dalla Fucina per la non violenza, le donne in nero, il movimento umanista e anche il gruppo pace dell'Unione del Quartiere 4. Il Quartiere 4 è un popoloso quartiere fiorentino, forse dove cioè, la Firenze vera non è quella sotto la cupola dei Brunelleschi, ormai appartiene più ai giapponesi e agli americani che non ai fiorentini. È interessante vedere come un gruppo come misto,
come quello dell'Unione, abbia reagito positivamente all'idea di lavorare in rete sul disarmo atomico. Bene, questi gruppi, si tratta di poche decine di unità, naturalmente, si tratta di ricostruire dal basso in rete, anche chi mi ha preceduto, l'amico Paolo, mi pare, abbia fatto riferimento a questa necessità di parlare con la gente e ricominciare dal basso, anche per evitare quelle distorsioni a cui faceva riferimento la nostra relatrice, no? Si sono manifestate all'interno anche del movimento pacifista delle imposizioni di linee, come si diceva un tempo, calate dall'alto e via discorrendo. Certo, perché se è vero, permettetemi questa piccola parentesi, che la stagione delle grandi mobilitazioni su quei temi, no, alla guerra, all'Iraq e tutto eccetera, è finita, non è finita la coscienza della pace della gente, bisogna vedere come ricominciare e su quale elemento. Ci è sembrato quindi importante collegarsi con questo movimento di idee, di proposte e di incontri che speriamo dia vita a una vera e propria campagna contro il disarmo atomico. E, i fatti di cronaca, purtroppo, vediamo la vicenda della Corea del Nord, ma non solo, ci danno sempre più motivi per capire che è necessario avviare tutti insieme, unitariamente, una campagna contro il disarmo atomico e per far sapere, ecco, per far sapere ai cittadini, anche al nostro paese, ciascuno nella propria città, ciascuno nella propria regione, che il nostro paese è coinvolto in prima persona nella proliferazione atomica, che quindi non è una cosa che non ci riguarda, ma che ci riguarda. Mi dica quando andiamo avanti. Quindi il primo passo, l'abbiamo detto, è informare i cittadini sulla presenza delle 90 atomiche delle nostre basi, quindi è chiaro che non è ovviamente un problema friulano, è un problema nazionale. In un secondo tempo quindi arrivare ad azioni dirette che possano contestare un po', sulla scia anche del film che abbiamo visto, ovviamente non violente, questo stato di cose. E anche noi nel nostro piccolo, raccogliendo un'idea che ho letto nelle newsletter che ci manda Tessino, abbiamo pensato di cominciare nel nostro piccolo un'informazione sul disarmo atomico a partire dal 4 novembre. Perché il 4 novembre? Perché il 4 novembre è la festa delle forze armate. Allora dichiareremo quella giornata festa delle forze disarmate. E faremo delle cose in città, per esempio da cose ludiche molto carine, ve la voglio dire, perché le donne in nero costruiranno dei cappelli di cartone, andremo in giro, se saremo tante, cercheremo dei posti dicendo che noi vogliamo, mascherate così da funghi, i funghi che vogliamo sono solo i porcini e i frattaioli e non i funghi atomici. Anche altre idee, tuttavia vedo che mi invitano giustamente a chiudere, da qui lettere militari, proiezioni di film, donne e uomini sandwich e via discorrendo. Quindi vi ringrazio dell'attenzione.